Il modello transgender Andrei Peik ha lanciato una campagna su Kickstarter nella speranza di raccogliere i fondi per finanziare Andrei, ha un documentario sulla sua trasformazione da un uomo androgeno in una donna a tutti gli effetti. Qualche mese fa il 23enne scelse di rendere pubblica la notizia del suo intervento chirurgico di riassegnazione sessuale, ora Andrei ha deciso di raccontare la sua storia attraverso un documentario in cui condividere la mia umanità, il dolore, le lacrime, le risate, la gioia e le grandi lotte su pellicola, sarà il modo attraverso cui rivelare al mondo cosa significa vivere come una persona transgender, ha affermato Peik. Finora sono state realizzate le prime riprese durante i servizi fotografici per la moda maschile e nel periodo in cui Peik ha iniziato il suo lento percorso verso la trasformazione ed ha comunicato al mondo la sua scelta di diventare una donna a tutti gli effetti. Per concludere il documentario e filmare i prossimi 6 mesi della vita di Peik, servono nuovi fondi, il modello e il suo team hanno dunque lanciato online, su Kickstarter, una campagna di crowdfunding per raccogliere i soldi necessari, ovvero $200.000. Finora sono stati raccolti $16.733 e mancano solo 32 giorni alla fine della campagna. L'ultima parte del documentario dovrebbe analizzare le problematiche lavorative connesse alla scelta del cambio di sesso. Andrei, dopo aver scelto di diventare una donna, ha avuto una serie di critiche da parte dei suoi agenti, secondo cui la transizione avrebbe definitivamente bruciato la sua carriera, difficilmente infatti le grife di moda femminile lo avrebbero scelto tra le proprie modelle per sfilare in passerella. Gli agenti hanno consigliato al modello di mantenere il proprio sesso per continuare a lavorare, e infatti è stato il suo aspetto androgino a decretare finora il suo enorme successo. Peik però ha rifiutato di accettare il consiglio ed ha scelto di andare avanti nella transizione, ha lasciato la sua ex agenzia, DNA, ed è entrato in una nuova agenzia esclusivamente femminile. Quest'ultima fase della sua vita non è ancora entrata a far parte del documentario, per questo Peik si sta impegnando per raccimolare i soldi necessari per andare avanti con le riprese. Il modello sostiene di aver rifiutato offerte provenienti da grandi reti mondiali, desiderose di raccontare la sua storia, ma ha scelto di imboccare la strada della realizzazione di un film indipendente per poter mantenere il controllo creativo. Chi se ne frega?